sempre Elena di Elena Tionelti Life Coach, sollievo per donne con dolore pelvico e per creare davvero la vita che vuoi. Nel video di oggi voglio anticiparti un argomento estremamente juicy, succoso, che riguarda, come dice il titolo, il segreto che per tanto, tanto, tanto tempo è rimasto nascosto. Per creare davvero la vita che desideri. Nascosto perché è proprio lì, sotto il nostro naso. E dai tempi dei tempi l'essere umano si è sempre affannato a cercare di svelare questo segreto in ogni posto. E quindi ovviamente cercando fuori di sé non lo trovava, perché questo segreto è dentro ciascuno di noi in realtà e non fuori. Esiste già una playlist abbastanza interessante e nutrita a proposito di come creare la vita che vuoi qui sul canale, quindi se ancora non l'hai fatto, intanto ti invito a iscriverti ora. E mettere un bel like a questo video e attivarti la campanella delle notifiche, così resti aggiornata su ogni nuovo caricamento. E poi a fare un check qui sotto nel box info del video, perché trovi tutte le playlist del canale suddivise in modo semplice e ordinato, così che puoi trovare tutto quello che ti interessa e che ti serve. Dall'informazione neuroscientifica terapeutica, più esercizi con cui allenarti per disattivare sintomi, stress e dolore, alle affermazioni e alla tecnologia di creazione della realtà. Quello di cui sto per parlarti in questo video è una spiegazione molto molto specifica del perché e come ciò che facciamo all'interno della nostra mente crea l'esteriore, l'interiore crea sempre l'esteriore, viene riflesso nelle esperienze quotidiane che facciamo. Possiamo prendere questa cosa da varie angolazioni, quindi prendere degli elementi di fisica quantistica, di meccanica quantistica, possiamo prendere le antiche conoscenze, possiamo prendere le nostre personali esperienze da quando siamo nati per tutta la nostra vita, quindi puoi andare a tutta una serie di momenti della tua vita in cui hai notato che le cose andavano in un certo determinato modo. E puoi anche prendere, se soffri di vulvodinia, un altro dolore cronico, puoi anche prendere la tua stessa esperienza riguardo l'apparizione dei sintomi, la loro intensificazione e il loro e quando si alleviano. Se mi segui da tanti anni, sai come funziona. Specialmente se sei o se sei stata una mia coachee, se hai frequentato uno dei miei programmi, Vincere il dolore femminile, se hai frequentato Libertà dal dolore, la mia Mindbody University Community. Resta fino alla fine del video perché proprio a proposito di Libertà dal dolore, questo che sto per dirti è in realtà un'introduzione alla prossima call live che avremo che ti dà uno step ancora più profondo, successivo rispetto a tutto quello che abbiamo fatto fin qui per aiutarti a creare le esperienze di vita che vuoi vivere nei minimi dettagli. Come è noto, io sono una persona che ricerca sempre e che vuole andare ai dettagli di ciascuna singola cosa. Proprio perché la nostra mente cerca sempre dati, informazioni, e modi per fare meglio le cose.
creativa e quindi sfruttare questa creatività a nostro vantaggio è il nostro asso nella manica e quindi usiamolo. Ho parlato tantissime volte del potere delle affermazioni e c'è tanta confusione anche nei cosiddetti esperti di affermazioni sul reale funzionamento di questa pratica. Allora, ciò che dici ad alta voce, sussurrato o silenziosamente soltanto all'interno della tua mente, entra direttamente a un livello profondo. Perché? Perché, come è noto, tutto il linguaggio umano è un accordo, tutto il linguaggio umano è ipnosi. L'ipnosi è un qualcosa che guida, calamita e direziona la tua attenzione. E se tu sostieni la tua attenzione per un certo quantitativo di tempo, quella cosa a cui stai prestando attenzione diventa sempre più solida, persistente, pervadente e personalizzata per te. In particolare, le parole, le frasi pronunciate ad alta voce sembrano avere un impatto decisivo sull'intero processo di creazione della tua realtà. Perché? Perché le parole dette pronunciate con la vibrazione sonora diventano altamente risonanti proprio grazie alla cosiddetta forma d'onda sonora che creano. Questa è fisica classica. Ora, come funziona produrre le parole? Funziona che abbiamo l'aria che viene espirata, che passa attraverso dei muscoli che abbiamo nella laringe, che vibrano molto molto veloci, le cosiddette corde vocali. Le corde vocali, vibrando in un certo determinato modo per produrre i suoni della nostra lingua, modellano in quella forma letteralmente le molecole dell'aria. E in realtà questo processo è molto molto più sofisticato. Incide sui mattoni stessi che costituiscono la realtà. Quindi pronunciare ad alta voce, con enfasi, con decisione, con autorità, le cose che ti servono, che vuoi sperimentare, è un ottimo modo per creare quello che vuoi. Allora aggiungiamo un altro po' di scienza a tutto questo. Le corde vocali devono vibrare per creare ogni parola che dici. Se tu appoggi una mano qui mentre stai pronunciando delle parole, senti come vibra, un po' come le fusa del gatto. Cioè proprio si sentono i muscoli delle corde vocali che creano questa vibrazione. E se portiamo questo suono a scendere in tutto il corpo, tutte le varie parti del corpo entrano in vibrazione e risonanza, e questa è esattamente la scienza e la pratica dei cosiddetti mantra, come l'om e tutte le tonalità che salgono di ottava in ottava. Quindi ogni parola vibra, la senti la vibrazione se metti le dita qui, è concreta, fisica. Di conseguenza, queste vibrazioni influenzano direttamente la frequenza vibratoria di tutto e tutti intorno a te, del tuo corpo e fuori dal tuo corpo, in modi che non potresti nemmeno immaginarti, nemmeno se ti fossi laureata, diciamo, in fisica e avessi già conseguito un dottorato di ricerca, perché è una modalità che va oltre. La natura della tua realtà non è così solida come sembra. In realtà è malleabile, estremamente malleabile. È simile all'argilla che viene sempre modellata e rimodellata da ogni parola affermativa che ti dici, che dici agli altri, e in realtà che ti senti anche dire e ripetere e ripetere e ripetere e ripetere.
Adesso si dà il caso che le corde vocali, che sono questi, ripetiamolo, muscoli che permettono all'aria ispirata dai polmoni di modulare i suoni secondo specifiche forme d'onda, si muovono impercettibilmente anche quando pensiamo, senza emettere suoni. La parola parlata sonora è un conto. Se io rimango in silenzio ma sto pensando dei pensieri, una serie di parole insieme che creano delle frasi, mi sto raccontando delle cose, mi sto dicendo delle cose, le corde vocali vibrano lo stesso, come se stessi parlando. Questo l'ho spiegato anche in un vecchio video qui sul canale che si intitola Usa bene la lingua. La nostra coscienza è stata sviluppata come strumento per interiorizzare delle cose che non abbiamo bisogno di dire ad alta voce o che dobbiamo evitare di dire ad alta voce se abbiamo delle persone intorno a noi e quella cosa che stiamo dicendo, potrebbe crearci dei problemi. Ah, e nelle parole di uno studioso di nome Daniel Dennett, la coscienza si è sviluppata come un modo per interiorizzare, parlare con se stessi, perché pensare e parlare attiva parti del cervello coinvolte nel movimento del diaframma, della lingua, delle labbra, delle corde vocali e non solo. La nostra laringe è collegata direttamente con tutti gli apparati per noi donne, direttamente con la nostra Yoni. Parola che io uso per non dire vagina e vulva, perché queste parole, sempre per questo discorso, hanno una semantica che può creare dei problemi. Questo lo spiego più in profondità nel modulo 6 del mio programma Vincere il dolore femminile. Nello scorso video è uscito uno spezzone di una lezione live che ho tenuto con una ultima ragazza che si era iscritta 3 mesi fa, in cui spieghiamo un po' di cose. Allora, tutto viene coinvolto, però ascoltare le parole dette anche sussurrate attiva altre parti del cervello collegate all'apparato uditivo, quindi accende più aree del cervello. Questo significa più energia, questo significa più attenzione e l'attenzione sostenuta, quella che riceve più energia, crea. Fare affermazioni intenzionali di proposito, affermando quello che vuoi che accada, iperattiva la law assumption, le dà un super boost incredibile e ti aiuta ad avere una mente indivisa, quindi focalizzata solo e soltanto sul risultato che vuoi ottenere, senza sbavature, senza pensieri divergenti, e supersonica. In tutti i sensi, letteralmente, per manifestare istantaneamente ciò che vuoi. Il tempo è un costrutto mentale, le manifestazioni sono istantanee, l'unico motivo per cui non le vedi è o perché hai pensieri opposti che annullano immediatamente l'energia che hai inviato prima, o la ritardano. Nella mia esperienza personale, ma naturalmente evolvo in continuazione, quindi quello che poteva valere prima potrebbe cambiare in meglio dopo, prima, dopo, per fare funzionare tutto questo devi volere veramente una cosa, deve essere un qualcosa di cui ancora non hai fatto esperienza, che quindi è come linfa vitale che vuole manifestarsi. Se una persona è stufa di una certa determinata cosa, se quella cosa non le interessa più, non la tira più e non c'è trippa per gatti, si deve forzare a far accadere un qualcosa che onestamente ha già sperimentato e quindi, boh, questa cosa l'ho vista, questa cosa l'ho fatta, che noia, what's next? Quindi
ripeto, è la mia esperienza personale, quindi non assorbire assunti che magari per te non sono validi, prendi quello che funziona per te. Se vuoi manifestare un qualcosa, hai bisogno di avere energia, voglia per l'esperienza che vuoi vivere e per mantenerla nella tua realtà, e che vuol dire partire dal presupposto che ho creato come mio mantra storico, che è: ottengo sempre quello che voglio e lo mantengo. Ottengo sempre quello che voglio e lo mantengo. Ottengo sempre quello che voglio e lo mantengo. Io ottengo e mantengo. Ok? Ma giustamente, se uno non vuole fare una cosa, non c'è verso. Nella prossima risorsa live in Libertà dal Dolore ti darò tutti i dettagli più raffinati ed efficaci che io conosca per il punto di evoluzione in cui sono arrivata ora per creare davvero la vita che vuoi. E termino dicendo questo spoiler. Parlare ad alta voce nei tempi antichi poteva essere una pessima strategia di sopravvivenza, perché non sempre si possono dire cose in presenza di altri, quindi abbiamo sviluppato quest'arte del monologo interno silenzioso nella nostra mente. Funziona, vale a dire manifesta, ma non esercita tante aree del cervello quante sono il parlare e l'ascoltare le tue stesse parole. Se vuoi saperne di più, iscriviti a Libertà dal Dolore se ancora non l'hai fatto e scopri tutti i segreti per creare sul serio la vita che vuoi. Trovi il link qui sotto in descrizione per iscriverti. Se hai bisogno di aiuto per qualsiasi cosa, ci contatti oppure ci scrivi qui sotto nei commenti a questo video. È ovvio che io ho piacere nel condividere tutte queste conoscenze, spiegarti tutto. Ricordati che tutte le call vengono registrate e archiviate, quindi puoi rivederle, perché ora sono in video, non più soltanto in audio, puoi rivederle ogni volta che vuoi, e questo è veramente molto 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 potente. So, se vuoi smettere di vivere una vita ristretta e vuoi veramente darti la chance di conoscere tutto questo e creare davvero la nuova te senza dolore, ma soprattutto avere ciò che desideri di più del cuore nella tua vita, ti raccomando caldamente stavolta di iscriverti a Libertà da Dolore e collegarti con tutte le altre iscritte, perché stavolta andremo con l'artiglieria pesante. Detto questo, se ti è piaciuto questo video, metti un bel thumb up, se ancora non l'hai fatto iscriviti e attivati la campanellina delle notifiche per restare aggiornata con ogni nuovo caricamento. Condividi questo tipo di video con altre persone che sono più che disposte a imparare come creare davvero la vita dei propri sogni, perché siamo su questo pianeta per goderci la vita, punto. Un abbraccio da Elena, ti aspetto alla call.